Mirko Celestino, corridore su strada, poi corridore mountain bike, e notizia proprio di oggi la nomina di CT della nazionale di fuoristrada, quindi mountain bike, cross country, marathon. Immagino una grande emozione da parte tua e anche un bel impegno. Sicuramente l'emozione è molta e ringrazio il presidente Di Rocco e tutta la federazione per questo importante incarico. È un bellissimo premio che corona un po' tutta la mia carriera da ciclista. Ho trascorso la maggior parte della mia vita seduto in sella e adesso scherzosamente dico che toccherà agli altri a pedalare. Sarà un incarico veramente importante e impegnativo. Comunque, ecco, la passione c'è sempre e cercheremo di stare anche, soprattutto faremo anche un bel gioco per il mondo giovanile. Ci tengo molto ai ragazzi giovani e quindi oltre agli atleti più esperti, e quindi abbiamo uno in Casa Bianchi, due, la Chiara e Marco, e punteremo anche molto sui giovani. Perché ci troviamo proprio alla presentazione della squadra Bianchi MTB, la Bianchi Countervail. Tu sei nato come, diciamo, corridore su strada, poi col passare degli anni, dopo una bella carriera appunto tra i professionisti, hai scelto la mountain bike. Immagino che quando hai scelto di intraprendere quello sport, certo non immaginavi che un giorno saresti diventato il CT della nazionale italiana di questo sport. Qual è stato un po' il tuo percorso nel mondo della fuoristrada e quali le differenze tra un mondo e l'altro? Sì, io sono cresciuto praticamente sulla bici da strada e ho trascorso 14 anni nel mondo del professionismo. All'età di 33 anni ho deciso di smettere con la strada e dedicarmi così per divertimento giocando sopra una mountain bike. Mi è tornata di nuovo la voglia di rimettermi in gioco, di giocare per la vittoria e così anno dopo anno. Ci è voluto un paio di anni perché il mondo della mountain bike è veramente l'opposto della bici da strada, nel senso ho dovuto migliorare con la tecnica e con anche il modo di correre, subito pronto in partenza, e quindi non come la bici da strada che ci vuole molto, cioè puoi partire anche un po' più tranquillo e concentrarti di più nel finale. La mountain bike è un po' il contrario, quindi devi concentrarti veramente per la parte iniziale perché è il momento più importante. E adesso siamo qui con questo incarico. Dopo questi anni trascorsi in sella, come ho detto prima, ci sarà da lavorare. Ci sarà da lavorare sicuramente tanto per un movimento che è sicuramente in grande crescita sia nei numeri che nella qualità. Possiamo magari già svelare un po' quello che sarà il programma dei prossimi mesi e qual è l'impostazione, il tuo lavoro che hai deciso di dare alla tua nazionale. Allora, come numeri è veramente, la Federazione Ciclistica Italiana ha veramente dei numeri importanti. Siamo arrivati più o meno alla parità tra la mountain bike e la bici da strada, quindi sono aumentati i tesserati, sono aumentate le organizzazioni delle manifestazioni, quindi il movimento è veramente importante ed è solido. Una cosa, un movimento veramente, come si dice, ad alti livelli. Nel mondo della mountain bike abbiamo come federazione organizzerà il cross country, gli internazionali d'Italia, ce ne sono 5 qua in Italia che ormai anche questi sono arrivati a un livello veramente di Coppa del Mondo. E che poi che dirti? In bocca al lupo ai ragazzi. Ultima domanda, abbiamo parlato di nazionale, soprattutto riferendoci ai più grandi, ma immagino che l'attenzione del nuovo CT Mirko Celestino sia anche rivolta al basso, soprattutto ai giovani, perché abbiamo detto i numeri sono in crescita e sono sicuramente il futuro di questa disciplina. Sì, e i giovani sarà un mondo tutto da scoprire per me, perché avendo smesso di correre da pochi, neanche 2 anni, sai, la mia idea, la mia visione era focalizzata sul mondo degli elite, dei professionisti. Qui dovrò scoprire questo mondo dei giovani. Sento, parlando un po' con le società e con la federazione, che c'è veramente un buon lavoro da fare, quindi sarà compito mio impegnarmi e dedicare veramente del tempo importante anche al settore giovanile.